Certo è strappeso al vento manifesto, sfioro il marciapiede dal colore mesto. Penso di pensare, credo di mangiare, ma la verità è nel vento. Da questa parete vedo la tua guardia, lo sguardo che si incrocia come un Cristo che ti squadra. Mi sputi in un occhio, mi disegni un baffo, quanta affinità nello stento. Fronte dello scritto è troppo marrone, tutto questo calpestio compromette l'adesione. Sono preoccupato, a terra rilassato, adesso che non tira un alito di vento. Passerà da qui, le suole vedo camminare, sono arreso al timbro dello strad, ma sì. Consola il massaggio al passare del tram. Ragazzi, benvenuti nel Too Cool, che non è una parolaccia il Too Cool, ma era un'antica, diciamo, quando si andava, che ero bambino, nei villaggi pettinati c'era il Too Cool, c'era, che praticamente era una capanna pettinata, insomma, qualcosa di prestigioso, no? Di selvaggio ma curato. Ecco, questo è il Too Cool, ecco, questo è selvaggio ma pettinato. Da oggi coniamo il termine, quando mi vedete qua, dove sono? Nel Too Cool. Allora, andate a vedere, dovrebbe essere di origine francese la parola tout cool. Ragazzi, non c'è niente da ridere, è la verità. Comunque, come state? Come state? Allora, ieri è il video sulla fabbrica che aprirà il Motor Valley, l'ho fatto serio, poi io quando mi guardo che sono serio non mi diverto.
E infatti oggi abbiamo iniziato col tu cool e col fuck you all, perché voi vi chiederete cos'è che è FIA, cos'è in toscana della FIA? No, non è in toscano della FIA, è fuck you all, l'acronimo di fanculo tutti, in senso buonario naturalmente. Dove andate? State qua, non andate da nessuna parte, mi raccomando, perché oggi parliamo di un tema che è sicuramente molto dibattuto, ma soprattutto vediamo la vecchia scuola, cosa pensa di alcuni ricambi venduti a peso d'oro, addirittura col 2000% di ricarico, e poi sono delle fetecchie. Prima di iniziare vorrei farmi un attimino serio, ma dedicherò un video completo alla figura del grandissimo Nino Vaccarella, Nini per gli amici, grandissimo esponente del pilotaggio italiano, insomma, nelle corse ha vinto dappertutto, ha vinto il Nürburgring, ha vinto la 24 ore di Le Mans, di Sebring, ha vinto campionati, ma soprattutto era l'eroe della targa Florio. Tre targhe Florio vinte, almeno 8 erano quelle che lui avrebbe dovuto vincere, che poi alla fine per problemi di carattere tecnico o piccolissimi errori non vinse. Quindi, grande Nino Vaccarella, e che dire, non ce l'aspettavamo proprio, insomma, nonostante non fossi più un giovanissimo. Saluti e condoglianze alla famiglia. Un'altra persona che purtroppo se n'è andata è stato il fratello di uno dei fratelli di Minardi, Nando, e anche lì sono vicino alla famiglia, sono veramente dispiaciuto e toccato dalla perdita di queste due figure gentili e geniali. Bene, torniamo al registro un attimino più che si confà al Bruce Garage. Ma io lo dovevo, cioè non è che si può iniziare e far finta di niente, perché insomma la notizia di Nando era inaspettata, e invece Nino, insomma, è successo proprio ieri. Io avevo già messo in carica il video, altrimenti l'avrei fatto ieri. Un grandissimo, sono dispiaciutissimo. E vabbè, è la vita, ragazzi. Allora, per noi che rimaniamo, cerchiamo di prenderla sempre più allegramente la vita, perché non c'è niente da fare, che niente da fare. Qui siamo di passaggio. Cerchiamo di lasciare un segno che fondamentalmente, ecco, non ci faccia vergognare di noi. E cerchiamo sempre, come dico io, di spendere questa vita ricordandoci che la libertà è sacra, e che la Costituzione è sacra. E ricordiamoci anche che siamo veramente un puntino infinitesimale dell'eternità, e quindi non prendiamoci neanche troppo sul serio. Divertiamoci e cerchiamo di andarcene migliori di come siamo nati. Ragazzi, oggi vi voglio parlare del mio amico Bruno Vescio. Bruno Vescio, che saluto, anche lui a momenti ci lasciava. Ti è, corre, toccati le palle, Bruno. Perché? Appunto, è stato poco bene in primavera, è caduto poi perché lui ancora pensa di essere un quarantenne, un 25enne che si arrampica sugli alberi a 10 metri, 12 metri per prendersi la frutta nei suoi terreni. Grande Bruno! Bruno Vescio, uno dei maggiori esperti di 500 classiche Abarth e preparate, insomma, 700 e via discorrendo. Grandissimo meccanico, amico mio, che praticamente io stimo da tanto tempo, perché Bruno è una persona sincera, fedele, capace, ci sente poco, però non è un problema perché noi dobbiamo sentirlo. Bruno, scusa, ciao carissimo, ti devo chiamare, ti devo abbracciare, devo venirti a fare l'intervista. Anzi, a proposito di interviste, stasera farò un'intervista bellissima, poi me lo direte, all'amico Pighetti, Ricky Motors, così finalmente vi presento e andiamo un po' dentro anche alcune questioni inerenti alla qualità di alcune Mercedes storiche, di alcune macchine storiche, problematiche legate ai ricambi, ricambi che non fanno più, ricambi che non esistono. Ecco, oggi parliamo di ricambi porcheria, ragazzi, sì, oggi parliamo di ricambi porcheria. Perché parliamo di ricambi porcheria? Fammi accendere il sigaro così vi andate a iscrivere al canale di Bullet, va? Ciao Filippo, sei quasi a 1000 iscritti, mi raccomando. Adesso impuzzolentisco tutta la casa, mia moglie la sentite.
Allora ragazzi, oggi parliamo di ricambi, oggi parliamo di ricambi, perché io ho colto, vi farò vedere proprio dal profilo, dalla pagina personale di Bruno Vescia su Facebook, uno sfogo di Bruno che a un certo punto gli si è chiusa la vena, non ci ha visto più e ha detto ma basta con questa porcheria che costa 12 euro in Polonia e vendono a 200 euro in Italia, porcheria la definisce. Parliamo dei giunti omocinetici per i semiassi delle 500 Abarth, delle 500 storiche, che vengono montati da molti ignari che non sanno che poi vanno ad avere poi dei problemi che adesso vedremo nel video di Bruno, che dura 10 minuti, quindi tenetevi pronti! E poi fa morire dal ridere, io non riuscirò a trattenermi, io ve lo dico perché Bruno fa morire dal ridere, io non riuscirò a trattenermi, nel suo essere serio è veramente una persona che ha una comicità intrinseca innata che uno non si aspetta, e invece così è ragazzi, se ve lo dico adesso vedrete per credere. Allora praticamente io coglierò sempre di più questi sfoghi, questi personaggi autoritari, questi personaggi autorevoli, scusatemi, non autoritari, sono poi autoritari nel modo di porsi durante il video, ma come a dire mi sono cadute proprio le balle, ma non si può andare avanti così, ma non vi bevete questi ricambi che vi vendono pure per migliori, montate gli originali. Ecco qua che io quando ho visto questo video sono impazzito, primo perché sono felice del ritorno di Bruno anche su in video, insomma, in video, no? Perché poi io l'ho ripreso, andate a vedere i video con Bruno Vescia, le 500 da che... Bruno Vescia, eccolo qua, lo trovate qua. Adesso però non so se è su questo profilo che l'ha messo, sì, l'ha messo su questo profilo. Allora, buongiorno. Siete pronti? Siete pronti, siamo pronti. Oggi una puntatina veloce su una cosa che non mi piace per niente. Amici cinquecentisti di tutto il mondo, diffidate di quelle che vendono ricambi inutili, perché ci sono delle cose bellissime a vantaggio della 500 e tante cose che non funzioneranno mai, come sta porcheria di giunti che chiamano giunti omocinetici, si devono vergognare a metterli in commercio, guardi. Ogni settimana a cambiare le cuffie perché si rompono, poi rimangono a piedi, poi chiamano i carrattrezzi, costi aggiuntivi per cose inutili, mettono in commercio tutta porcheria. Allora, questo qui cliente mio si è arrabbiato e continua ad andare da questo signore che gliel'ha venduti e lui gli dice, ma devo allargare i trapezi, ma ti sembra giusto che devo allargare il trapezio? Qui viene un manicomio ad allargare il trapezio, poi si storta tutto, poi si piega tutto. Allora l'ingegnere Dante Giacosa che era uno scemonito, o il migliore ingegnere del mondo, qui adesso arrivano sti improvvisati a rovinare le macchine e la gente ci casca. Questi giunti di merda, scusate l'espressione, costano 12 euro in Polonia, poi vengono in Italia e li vengono a 200 euro, li vendono, ma vi rendete conto? Adesso mi tocca metterci sulle giunte originali per riparare questa macchina, che con il giunto originale non ha problemi la macchina, se uno ingrassa spesso le flange, e lì il trucco, bisogna ingrassarle sempre, una volta all'anno, e non si rompono mai. Quindi gente, diffidate di sta porcheria, che poi hanno il coraggio pure di dire che sono meglio di tutti, meglio dei giunti omocinetici, si devono, meglio dei giunti tripoidi, si devono vergognare a dire queste cose. Quindi gente, diffidate, chiedete consigli, che con il giunto originale non succedono queste porcherie, perché se uno li ingrassa ogni anno va avanti una vita la macchina. Guardate che porcheria, guardate che porcheria, che porcheria. Guardate che manicomio. Ma come si fa? Quindi gente, diffidate, non comprate queste porcherie, dategli indietro, mettete il giunto originale, chiedete consigli a me, a gente come me, a gente vecchia di Roma, di Napoli, della Sicilia, ma non comprate queste porcherie. Allora, dopo questa piccola lezione, buongiorno a tutti amici miei, buona visione e non cascateci, ok? Ciao! Grande Bruno, grande, ma non dura 10 minuti alla fine, scusate, ve l'ho data storta. Avete sentito? Tre minuti, quale 10 minuti? Avete sentito, avete visto, io spero che voi abbiate in parte visto
Il Too Cool è così, il Too Cool ogni giorno si sperimenta, si studia una cosa nuova. Vedete, siamo partiti con un cappello, possiamo passare ad un altro cappello, poi ci saranno anche, faremo il TG Too Cool con vari personaggi. Siccome qua bisogna divertirsi, non lo so, sto studiando una cosina, ma è una sorpresa, non posso dire niente. L'unica cosa che posso dirvi è che grazie alle donazioni, trovate il link del mio PayPal Bruce Garage qui sotto, io stasera, per esempio, sono bello sciotto, pacciarotto, vado a fare un'intervista, non da scappato di casa, ma vado a fare un'intervista con il microfono, le luci, due camere, e chiaramente questo è il primo segnale che io voglio appunto darvi, ma i segnali poi sono tanti altri, non vi preoccupate, li vedrete sul canale. Avete visto allora questa cosa? Avete visto questa cosa? Fa riflettere. Mi raccomando, io spero che appunto vi sia servito un attimino, nella fattispecie ai custodi di 500 Storiche. Quindi, questo qui è un bel discorso, cioè i ricambi originali, sì, no, quando? Per esempio stasera con Pighetti, con Ricky Motors, con il grande Enrico Pighetti, che sono veramente contentissimo finalmente di andare ad intervistare. Avete visto nei 10 video che ho fatto da lui ogni tanto come sia restio, ma gli si è chiusa la vena perché c'è una cosa che ieri l'ha fatto veramente incazzare. Allora mi ha telefonato alle 8, mi ha detto: Bruce, Harry mi fa domani, io te la devo dire sta cosa, ma mi hanno rotto i coglioni anche qui, ho visto, mi ha mandato dei link di un video sull'R129, qualità della Madonna, e invece dopo vediamo, cioè insomma, ricambi sì originali quando ci sono, perché praticamente mi diceva il Pighetti che era incazzato nero perché qui parlano di questo, ma insomma è una sorpresa, lo vedrete nell'intervista che pubblicheremo poi fra qualche giorno, perché chiaramente poi c'è il montaggio, bisogna un attimino fare le cose, poi quando ci si muove professionalmente anche il montaggio avviene in maniera più professionale. Avete già visto qualche video montato comunque, l'intro della Porsche 964, le interviste a Frigerio, anzi andate a vedere le interviste all'FF Cars, le interviste al grande Mauro Nocentini, Mauro Rally Tuning, grande Mauro Nocentini. Quindi parleremo di queste cose, quindi ricambi originali, sì, no, quando, quindi un altro argomento interessante che mi sembrava di sottoporvi, soprattutto perché insomma è una delle macchine più diffuse in Italia a tutt'oggi tra le auto storiche, quindi ottimi consigli, ottimi messaggi dall'ottimo Bruno Vescio. Io anche per questa sera, anche per oggi, anche per questa mattina, non si sa, dal Too Cool non c'è mai l'ora del Too Cool, e quindi niente, torno senza cappello a ringraziarvi per il seguito. Iscrivetevi al canale, mettete un like, commentate se vi va, ma fate soprattutto vedere questo video a tutti i possessori e appassionati custodi o non custodi di Fiat 500. Mi raccomandi, fate i bravi, ci vediamo al prossimo video. Solo cose belle, state con i bravi, buona passione a tutti, e vaci a fare i rat. Ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao.